questi giorni riportano delle notizie che non sono incoraggianti. Un giovane sudamericano ucciso negli Stati Uniti dalla polizia, 3.500 bambini rifugiati vicino a Damasco in un campo profughi senza cibo e senza acqua. Sono le notizie degli ultimi due giorni. Allora io credo che la domanda che ci dobbiamo fare è questo il mondo che vogliamo? Oppure la domanda che ci possiamo fare è qual è il mondo che vorremmo? Ecco, io credo che il mondo che tutti noi vorremmo è un mondo più equo, più sicuro, un mondo più sostenibile, un mondo nel quale ci possa essere un maggiore rispetto degli altri, delle persone, delle loro opinioni, un mondo nel quale ci possa essere più attenzione a chi ha più bisogno, ai più deboli. Credo che questo sia il mondo che noi vogliamo. Ma se questo è il mondo che vogliamo, qual è invece il mondo nel quale oggi viviamo? Io credo che dobbiamo ammettere che viviamo in un mondo che ancora è basato troppo sull'egoismo e sugli interessi personali. Lo vediamo e l'abbiamo visto nella finanza speculativa che ha devastato tante vite. Lo vediamo nelle imprese che purtroppo, anche non volendo, spesso sono guidate da logiche di breve periodo. Lo vediamo purtroppo a volte anche nella pubblica amministrazione, dove non sempre si ricerca l'interesse del cittadino, l'interesse delle comunità, ma un interesse, come purtroppo diceva giustamente il sindaco Gnassi, il sindaco di Rimini, Andrea, purtroppo la conservazione di rendite di posizione, di propri poteri, di proprio potere. Allora, partiamo da qui, partiamo da questi purtroppo tristi modi di essere, solo pochissimi numeri. Noi siamo abituati in Italia a leggere quasi sempre solo i numeri che riguardano il nostro paese. Oggi voglio darvi alcuni numeri globali. L'Istituto Internazionale del Lavoro indica che nel 2025 saranno 212 milioni i disoccupati nel mondo. Le donne che lavorano per 2/3 delle ore lavorative nel mondo guadagnano solo il 10% dei profitti mondiali, quindi una differenza di genere enorme. Ancora il 7% della popolazione vive nella povertà assoluta. La biodiversità negli ultimi anni si è ridotta di 2/3 e ogni 20 minuti scompare una specie. Sono pochissimi numeri, ma questo credo veramente non sia il mondo che vogliamo. E allora mi permetto di portare un esempio. Noi oggi siamo qui a San Patrignano. San Patrignano è una comunità di vita, io la chiamo, una comunità di recupero di ragazzi che hanno avuto problemi di disagio, problemi di droga. Ecco, io credo che la droga sia un simbolo perché la droga significa tutto, subito e facilmente. E allora, per analogia, possiamo dire che il nostro sistema economico è un sistema economico che è basato sulle stesse logiche della droga. Tutto, subito, facilmente. Cosa avviene qui a San Patrignano? A mio avviso un piccolo miracolo, grazie alle meravigliose persone che tutti i giorni sono impegnate ad aiutare chi è venuto a chiedere aiuto. Si recupera la dimensione della capacità di prendere il tempo necessario per maturare,
per responsabilizzarsi, per recuperare la propria dignità, per recuperare entusiasmo, interesse, interesse alla vita, quell'interesse alla vita che si era perso, che avevano perso i ragazzi che vengono qua. Ecco, io credo che se riuscissimo a recuperare questa dimensione, San Patriano è un esempio, a mio avviso, di economia positiva, come ci ricorda sempre Jacques, perché è nato da un gesto di altruismo. Vincenzo Muccioli, fondatore di San Patriano, a cui tutti dobbiamo il nostro essere qui, ci ha insegnato ad essere, lui ce l'ha dimostrato, noi cerchiamo di essere, di pensare agli altri prima che a noi stessi. E San Patriano è un esempio di capacità di pensare nel lungo periodo e capacità di essere altruisti, perché i ragazzi che sono seguiti a San Patriano sono seguiti gratuitamente da giovani che hanno passato le stesse esperienze, che hanno deciso di aiutarli con un atto di altruismo. Ecco, io penso che se riuscissimo a recuperare anche nella sfera economica e sociale queste dimensioni, il lungo periodo e l'altruismo, quello che il movimento dell'economia chiama l'altruismo razionale, ecco, io credo che faremo un passo avanti nella costruzione di questo nuovo mondo che vogliamo. Ma allora, che cosa fare per avviare, per consolidare questo cambiamento? Io penso che la prima azione sia quella di cercare dentro di noi il cambiamento. Ecco, faccio un passo indietro perché giustamente prima mi è stato ricordato che oggi dobbiamo anche fare il punto sulle 10 azioni che l'anno scorso abbiamo presentato come azioni per andare verso un'economia positiva. Io non le elencherò tutte, non elencherò le azioni che riguardano la dimensione della persona, la dimensione delle imprese, della finanza, della pubblica amministrazione, le trovate sul sito del forum e non elencherò neppure tutte le azioni positive che sono state fatte in questo anno per realizzare questo cambiamento, per dimostrare che è possibile cambiare questo nostro modello. Farò solo alcuni brevissimi esempi. Il primo esempio, nel decreto competitività sono state introdotte le loyalty shares, sono azioni che premiano gli investitori che tengono in portafoglio azioni per un periodo di tempo lungo, quindi permettono in questo modo alle imprese di investire nel lungo periodo. È un cambiamento importante, è una piccola norma, ma è un cambiamento importante. Secondo, nel decreto Sblocca Italia, un'altra piccola norma che forse non è stata notata da molti, che permette a cittadini, associazioni, a tutti noi, a tutti coloro che lo vogliono, di contribuire alla comunità, al benessere della comunità nella quale viviamo, con piccole azioni: accompagnare i bambini a scuola, aiutare la manutenzione delle scuole, pulire i giardini, quindi azioni che vanno a beneficio della comunità. E queste azioni vengono premiate con una riduzione delle imposte locali. C'è un comune, un piccolo comune, Massarosa, in provincia di Lucca, che ha già iniziato a farlo. E questo è un piccolo esempio che però penso sia bello e significativo di come si può invertire una tendenza e far rendere più protagonisti le persone nell'agire quotidiano. L'ultimo esempio, Napoli. Quando pensiamo a Napoli, purtroppo a volte pensiamo e ci ricordiamo dei rifiuti per strada. Ecco, pensate che invece Napoli è stato il primo esempio di finanza sociale. Napoli ha emesso un'obbligazione collocata dalle banche, sottoscritta dai cittadini, per realizzare un impianto
per il trattamento dei rifiuti, quindi senza più mandarli in altri posti, con una riduzione della spesa pubblica di 50 euro a tonnellata. Obbligazioni che sono sottoscritte dai cittadini senza rischi e con un ritorno sull'investimento simile al ritorno dei BOT dei CCT, dei titoli di Stato. Ecco, sono tre piccoli esempi, tre singoli esempi, ma possono essere moltiplicati, possono riguardare più città, possono riguardare più ambiti, possono moltiplicarsi come quando si butta un sasso nell'acqua e si creano cerchi concentrici che si allargano e diventano poi onde. Ecco, io credo che questo è quello che noi vogliamo, il cambiamento. Allora torno a quanto pensavo di dire prima, come partire per questo cambiamento? Io credo che dobbiamo partire da noi stessi. Gandhi diceva sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. Non aspettiamo che siano altri a farlo. Non diamo la colpa ad altri, non responsabilizziamo altri, non pensiamo che debbano farlo altri prima di noi. Cerchiamo di essere noi i protagonisti. E qual è il primo passo? A mio avviso il primo passo è dentro di noi. Abbattere quelle barriere, quegli steccati, quei muri che abbiamo costruito nelle nostre menti, quelle false certezze che tra l'altro la crisi ha già spazzato via, per aprirci ad ascoltare gli altri, aprirci a confrontarci con gli altri, aprirci a fidarci degli altri, senza più queste contrapposizioni sterili, inutili, vecchie, profit, non profit, pubblico, privato, destra, sinistra, nord e sud del mondo, non esistono più. Noi abbiamo bisogno di questo cambiamento. La globalizzazione ce lo chiede. Noi abbiamo lasciato quelli che pensavamo essere dei porti sicuri, che poi così sicuri forse non erano. Navighiamo in mare aperto, navighiamo in un mare nel quale ci attendono davvero grandissime sfide, però possiamo avere delle buone stelle. Ecco, io credo che i principi dell'economia positiva siano delle buone stelle per guidare la nostra rotta, ma è una rotta che dobbiamo seguire con le nostre capacità, con i nostri cuori e anche col nostro coraggio, il coraggio delle scelte, il coraggio di decidere, il coraggio di sapere che vogliamo cambiare e non aver paura del cambiamento. Questo è anche quello che propone il movimento dell'economia positiva. Seguiamolo, è tempo di farlo e diventiamo tutti ambasciatori dell'economia positiva. Abbiamo 2 giorni di lavoro davanti a noi, sono 2 giorni che ci possono dare l'occasione per riflettere insieme e per stilare una nuova agenda, l'agenda che verrà di nuovo presentata al governo, l'agenda che ci permetterà l'anno prossimo di vedere in questo anno di lavoro che cosa saremo stati capaci di fare tutti noi, tutti insieme, partendo da noi. Grazie.